Saluto il professore Ascani, presidente della FITS e di questo festival che si è concluso, Sport e Movies e TV, la 32esima edizione qui a Milano. Un grande evento, ha portato centinaia e centinaia di persone a Milano, capitale per una settimana praticamente del cinema sportivo. Un grande evento della televisione e della televisione e della comunicazione sportiva, perché Sport Movies TV consiste in un evento che dura una settimana e che è la conclusione di 16 festival che si svolgono nei 5 continenti, dalla Russia al Sud America all'Africa e quant'altro, per venire in un momento di incontro, confronto, all'insegna di uno slogan. La federazione è cultura attraverso lo sport. È un ambizioso slogan nel quale noi abbiamo cercato di inserire, oltre alle proiezioni e quindi ai prodotti televisivi, del documentario, ai new media e diciamo e tutto questo mondo in fase di grande sviluppo, abbiamo cercato di inserire anche dei momenti di confronto, di dibattito tra gli addetti ai lavori in certi workshop e tra invece un pubblico più ampio, comunque internazionale. Presenza di registi, produttori, operatori del settore, uomini di sport, di comitati olimpici, di comitato internazionale olimpico, è stato un momento di confronto ormai annuale, ormai una tradizione. Milano vuole essere proprio il punto di riferimento. A Milano ha sede la FIX, la Federazione Internazionale Cinema e Televisione Sportif, che ha 113 paesi affiliati. Posso dare un'anticipazione per gli amici di Sport Mall, che da questa settimana sono 114 perché si è aggiunto in Costa Rica. E ci sono state le proiezioni che hanno caratterizzato la produzione di immagini visive in video. Qualcuno dice: ma si tratta di cinema, si tratta di fiction. No, fiction è una sezione, le altre sezioni sono 8, in cui ci sono i documentari, ci sono i prodotti televisivi, i prodotti new media. Ci sono lo sport sociale, lo sport come benessere, come tutela della salute, come tolleranza, pace, eccetera, eccetera. Diciamo i versanti dello sport a 360 gradi, lo sport visto da tutte le angolature. Cos'era praticamente? Cosa abbiamo fatto? Qualcuno ha detto: avete fatto l'anticipazione di Expo 2015, ma non siamo così ambiziosi, abbiamo portato a Milano serie di personaggi che arrivano da tutto il mondo, tant'è vero che ci siamo sentiti in dovere di organizzare con loro una visita alle località turistiche della Lombardia, dedicando praticamente un giorno e mezzo affinché si rendessero conto delle potenzialità di questa regione e possano diventare dei promoter nei loro paesi al ritorno in vista proprio di questo Expo 2015. Professor Ascani, cosa l'ha colpita maggiormente di questa edizione? Quali ricordi porterà da questa annata di Sport e Movies TV? Ma io direi, se dovessimo fare un confronto con le edizioni precedenti, che di solito si fa inevitabilmente, si fa questo confronto, c'è stato un salto di qualità proprio nei contenuti. Cioè, oltre a 900 opere sono state selezionate attraverso i vari festival, ma quello che è arrivato a Milano, i 150 che poi la giuria ha deciso di mandare alla proiezione, devo dire che sono di un livello medio-alto rispetto a quello che era una decina d'anni fa, quando il festival incominciava a crescere in modo stratosferico, diciamo, perché siamo partiti nel 1999, la prima edizione in Italia è stata fatta a Verona e c'era un festival solo in Italia. Oggi c'è un festival solo in Italia, ma che è la finale di Milano, e ce ne sono altri 16 in tutto il mondo. Si parla tanto di cinema italiano un po' indietro rispetto ovviamente ai colossi americani, ma com'è la qualità del cinema e dei prodotti televisivi dedicati allo sport in Italia rispetto al resto del mondo? Ma intanto bisognerebbe dire una cosa, che in Italia in questi anni molte realizzazioni, molte opere si avvalevano di qualche finanziamento, di qualche contributo. Questi tagli
hanno infierito notevolmente sulla produzione e ci troviamo oggi di fronte a una produzione ridotta. La produzione ridotta è ovvio che abbassando il vertice in questo caso si restringe la base o viceversa. Io ritengo che gli stessi filmmaker debbano fare una riflessione. La riflessione è quella: non possiamo più innamorarci della nostra idea, dobbiamo, ahimè, cercare di rincorrere il mercato, e questo va a scapito dell'arte, dei contenuti, di tante altre cose. Però riusciamo a pensare, e qui mi rivolgo al mondo sportivo, al nostro mondo, il mondo televisivo sportivo, dobbiamo pensare anche a delle opere che possono avere una visibilità televisiva. Se noi pensiamo, il cinema nasce con i giochi olimpici nel 1896 e diventa il destriero che corre nel tempo, però quando arrivano i giochi olimpici di Roma la televisione lo soppianta e ricominciano i giochi olimpici, tutti i giochi olimpici in televisione, arriviamo ai giorni nostri e dalla televisione oggi passiamo ai new media.